Sebbene la presenza del ramo austriaco sul trono bizantino scatenasse l'insoddisfazione e l'ira del popolo verso il nuovo basileo, Alexios VI, non dipendeva da Vienna. Questo fu chiaro soprattutto a seguito della decisione imperiale riguardante il delicato equilibrio di forze a est, oltre il Bosforo. Supportato dal tempestivo arrivo di Giovanni Giustiniani, membro di una famiglia illustre genovese di antica tradizione guerriera, e appoggiato dagli stessi nobili bizantini, Alexios VI vide la necessità di un nuovo intervento anti-ottomano con l'obiettivo di impedire ai regni musulmani e agli stati europei la conquista di una supremazia totale in Anatolia. La nuova guerra ebbe inizio il 20 febbraio 1461, senza impegnare eccessivamente le forze di Costantinopoli e portando queste ultime alla vittoria poco più di 2 anni dopo. La firma della Pax Anatolica, però, se da un lato garantì per Bisanzio la posizione di forze egemone della regione, dall'altro non fece altro che velocizzare quell'escalation militare che lo stesso Basileo temeva. Ora, infatti, una preoccupante coalizione militare guidata dagli stessi Mamelucchi osservava a distanza la nuova Roma, pronta ad aggredire l'arrogante impero non appena avesse fatto il primo passo falso. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie storico-narrativa con Bisanzio. Ebbene sì ragazzi, perché come forse state notando la nostra visuale si è leggermente allargata. Abbiamo scoperto nuove porzioni di mappa, soprattutto a sud dei Mamelucchi con la presenza dell'Etiopia e della prima zona del Medio Oriente, ma anche della zona più a est di Moscovia. Detto questo però permettetemi come sempre di fare i due passi obbligatori all'inizio di ogni episodio. Primo di tutto ringraziare i miei consiglieri dello scorso episodio, perché ragazzi siete stati tantissimi, e i consigli che mi avete dato sono sempre stati molto molto utili, devo essere sincero. Quindi un ringraziamento a Paolo T, Lavius00, Matteo Colombo, Matteo Haller, Zeba, Vincenzo Maria Faldani, Valerio il narratore e Gianfranco Nezzo. Tra le tante cose che mi avete consigliato cercherò di ricordarmi tutto e di rispondere a tutto. In primis qualcuno di voi mi aveva consigliato di andare ad attaccare per primo, come prossimo obiettivo, Genova. E io gli avevo detto che effettivamente era un'idea buona, però volevo evitare prima di mettermi in antipatia con il nostro imperatore, dato che comunque abbiamo dei buoni rapporti con l'Austria, come vedete, e quindi volevo prima vedere quali erano le decisioni che avrebbe fatto l'imperatore con lo Shadow Kingdom. Quello che non mi sono reso conto è che, come state vedendo qua, l'imperatore ha già applicato lo Shadow Kingdom, quindi potenzialmente Genova è fuori dall'impero. Quindi attaccare Genova può essere un'ottima idea, perché Genova è molto distante, potrebbe non avere la capacità di difendersi a dovere, dato che ha 13.000 uomini, sì ok, ha 22 navi e solo 5.000 riservisti, però comunque i territori sono molto distanti. Un'altra cosa che mi avete detto è di utilizzare dei punti per andare a espandere e potenziare Costantinopoli, cosa che vorrò di sicuro fare, ma subito dopo aver prima raggiunto il livello 3, il livello 5 scusate, della tecnologia amministrativa, così da avere finalmente la prima idea, ma soprattutto avere la tecnologia militare di livello 6, anche perché al momento noi siamo in attesa dello sviluppo del rinascimento che si sta lentamente sviluppando nelle nostre regioni. Vedo che tra l'altro ci sono certe regioni che hanno un po' più presenza rispetto alle altre, quindi quello che mi piacerebbe magari fare è mettere in Morea un editto che permette di avere un institution spread, il che mi dovrebbe andare quantomeno a potenziare le possibilità. Un'altra cosa che mi avete detto è stata di chiamare la nostra armata, in questo caso con il termine greco, con l'alfabeto, la terminologia greca di Legione del Leone. Il problema è che, come state vedendo adesso a sinistra, il gioco non riconosce
L'alfabeto greco, quindi purtroppo escono questi simboli senza senso, quindi credo che andrò a ovviare al problema chiamandola con le lettere latine, quindi andandola a chiamare semplicemente Legio Leonis, così, in maniera molto semplice. Ok, un'altra cosa che mi avete detto è stringere rapporti con Moscovia, soprattutto appena diventerà Russia, perché sarà molto utile in chiave anti-Polonia-Lituania, perché come vedete la Lituania adesso è ancora un junior partner della Polonia e la Polonia, tra le altre cose, possiede anche la Moldavia. Quindi c'è questo grosso blocco in l'est, che tra l'altro vede malissimo Austria e Ungheria, nostri alleati, che potrebbe creare non pochi problemi. La Valacchia al momento è alleata dell'Ungheria, però non sembra avere interessi negativi nei nostri confronti. Quello che sto continuando a fare è migliorare le relazioni, ove possibile, nei territori qua limitrofi e più che altro adesso siamo in attesa perché dobbiamo solo sperare che tutto vada per il meglio. Stiamo facendo la dieta per andare ad abbassare, come vedete, la nostra overextension almeno a 1 e appena ci sarà la possibilità di tenere magari Karaman a livello moderato di relazioni, andrò a utilizzare l'altro diplomatico per andare ad alzare le relazioni con la Bulgaria. Detto questo, ragazzi, questo è il nostro primo episodio con la nuova lunghezza di 40 minuti, quindi spero che la cosa vi piaccia, anche perché rispetto alle scorse serie, questa è la prima volta che effettivamente mi dite che preferite un episodio lungo il doppio, quindi sono felicissimo di questo. Quindi facciamo partire il nostro timer e andiamo. Ok, all'inizio sinceramente la questione è un pochino tranquilla, almeno possiamo dire, perché non c'è molto da fare, quantomeno dobbiamo gestire con molta attenzione la questione. Eccoli qua, infatti abbiamo subito Karaman che dichiara guerra agli ottomani, mentre l'Austria decide di imbracciare il Rinascimento. Andiamo, wow! A perdere potere diplomatico oppure perdere una botta di prestigio? Perdiamo un po' di potere diplomatico in questo caso. Intanto quello che a noi interessa più di ogni altra cosa è che il nostro buon Alexios VI si sposi. Continuiamo a mantenere le relazioni con i Mamelucchi per il semplice motivo che i Mamelucchi sono tra i membri della nostra coalizione i più pericolosi, per così dire. Quindi meglio evitare. Amare ed essere amati. Ok, allora a Gallipoli c'è un evento a Gallipoli, vediamo un pochino. Il matrimonio reale raramente è una materia legata alla passione e all'amore. Comunque è molto più un'opportunità diplomatica che non deve essere assolutamente sprecata. È molto importante per il futuro che la consorte abbia uno status politico-sociale vantaggioso e se lei, quantomeno, deve essere straniera, non vada a destabilizzare la politica interna. In ogni caso, anche un Basileo, può diventare vittima dell'amore. Queste vicende possono sciogliere il cuore, e almeno sotto un certo punto di vista. Una provincia vicina a Gallipoli ha in una provincia vicina a Gallipoli una persona locale ha catturato la vista di Alexios VI. Sembra essersi completamente innamorato, privo di ogni ritegno per questa donna. Sebbene i nostri advisor, no, i nobili, siano meno compiaciuti di questo, un'unione tra Alexios VI e questa sua amata potrebbe rafforzare enormemente l'aspetto popolare, il legame popolare verso la corona.
Ok, allora possiamo avere National Arrest meno 2, avremo un'ottima consorte, ok. Local Unrest, Local Provision Efficiency. Interessante, ragazzi, visto che abbiamo il rischio, direi che mi sembra un'ottima cosa, perché può essere anche un ottimo modo per il nostro Alexios VI von Habsburg per tentare ulteriormente di avvicinarsi con ogni metodo possibile al popolo. Quindi guadagniamo un'ottima basilessa. Bene, che gridi. Effettivamente ci sta, visto che era una popolana, diventa direttamente basilessa, la vedo sensata. Fermi tutti, possiamo andare a settare il nostro potere. Ah, teniamola 8, ragazzi, per il semplice motivo che mi piacerebbe davvero arrivare qua. Mi piacerebbe arrivare già qua. Quindi sì, facciamo così, teniamolo così. Va bene, speriamo in un figlio, ragazzi, speriamo in un figlio e andiamo avanti. Tra le altre cose, dobbiamo fare anche i vari core, perfetto, ce l'eravamo quasi dimenticati, mannaggia me. E la Great Horde in guerra contro gli ottomani, accettiamo, diamogli il passaggio, non tanto perché a me interessi vedere gli ottomani ancora più smembrati, ma mi interessa perché se la Great Horde conquista dei territori in Anatolia, potenzialmente abbiamo uno spettatore in più nei giochi. Quindi potenzialmente c'è la possibilità di andare a indebolire l'espansione di Karaman e anche di Kandar. Anche se vedo che qua i territori sono stati già tutti occupati da Kandar e qua sono stati occupati già, penso, da Karaman. Quindi penso che ci sarà a breve uno smembramento, una divisione dei territori a nord presi da Kandar e a sud presi da Karaman. Tra l'altro, se in questo episodio, ragazzi, mi sentirete con un po' di tosse, abbiate pazienza, ma è stata tutta la settimana che sono stato molto malato e non è ottima la nostra salute. Allora, possiamo perdere del manpower o perdere dei ducati. Sinceramente, adesso siamo in pace, usiamo un po' di manpower per aumentare la nostra e migliorare la nostra capitale. A questo punto, sapete, ragazzi, forse potrei anche potenziarla un po' così. E andremo ad avere un income aumentato. Non è una cosa negativa. Tutto sommato il punteggio non lo stiamo usando e andiamo a potenziare un po' di sviluppo Costantinopoli. Così faccio felici anche voi. Ok. Allora andiamo a fare i nostri stati. Perfetto. Lentamente. Ui. Fermi, che succede? Da dove? Abbiamo. Ah, seriamente? Seriamente? Abbiamo i separatisti ottomani che sono venuti a rompere le palle a noi? Ma hai capito proprio male? Allora. Dunque. Abbiamo la Valacchia che ci chiede un'alleanza. La Valacchia per caso si è liberata dall'Ungheria? No. Ok. La Valacchia chi ha come rivali? La Serbia. Interessante. La Serbia come rivali alla Valacchia ed è alleata con la Bosnia. Beh, oddio, può essere una buona scelta, tutto sommato. Ci stringiamo in un'alleanza anche con l'alleato del nostro alleato. Non mi dispiace. Non mi dispiace. Accettiamo. Andiamo ad accettare e fermi tutti. Andiamo anche a questo punto a togliere le relazioni qua. E andiamo a migliorarle intanto con la Valacchia. Perché
E facciamo anche un royal marriage, ecco, giusto. Perfetto, ottimo. Poi loro li riportiamo qua. Ok. Andiamo a fare lo stato. Manca poco per ultimare il tutto. E andiamo. Ottimo, a migliorare in questo caso anche le relazioni. In questo caso, ragazzi, sono quantomeno fiducioso che questo legame diplomatico che abbiamo possa, tutto sommato, reggere quest'asse di coalizione. Tanto comunque adesso andare a scontrarci con la Wallachia, con la Vallacchia, scusate, Serbia, Bosnia, eccetera, nella zona dei Balcani non la vedo molto sensata. Perché quello che dobbiamo fare prima di tutto adesso sarà ovviamente andare a integrare la Bulgaria, dare un pochino a ridurre il problema, la problematica della Bulgaria. Manteniamo allora, è terminato il matrimonio, scusate, dobbiamo risposarci con l'Austria. Vedo relazioni un po' bassine con l'Austria, ragazzi. Relazioni un po' bassine. Meglio alzarle il prima possibile appena c'è qualcuno che si vuole aggiungere. Allora, la Chiesa Cattolica, la Santa Unica Chiesa Cattolica Apostolica, creata da Gesù Cristo, nostro Signore, dai suoi apostoli, e quella ortodossa dell'Est. In ogni caso, la nostra famiglia è molto larga e diversa. Il nostro patriarca propone alcune riforme della nostra liturgia che potrebbero portare a una sorta di chiusura verso le altre chiese. L'idea è quella di rafforzare la Chiesa, ma principalmente anche avere una sorta di conflitto con tutte quelle superstizioni locali che andranno di sicuro a combattere questa chiusura. Allora, sinceramente, ragazzi, io non ho ancora visto un utilizzo particolare del patriarcato. Come funziona, sinceramente, questa cosa? Quindi, sono curioso, prendo questo. What? Fermi. Fuck my life. Abbiamo avuto una guerra di coalizione. Fuck. Porca vacca, ragazzi. Porca vacca, ragazzi. Ah, merdaccia ladra. Merdaccia ladra. Ok, allora la questione positiva è che la Valacchia è entrata in guerra insieme a noi. E anche l'Austria. Non è entrata l'Ungheria. Sti fetenti. Sti fetenti non sono entrati in guerra contro di noi. Cioè, con noi, scusate. Quindi, che fare? Allora, proviamo a pensare un attimo. Ok, allora ragazzi, ho provato a valutare un po' la questione. Non è una situazione così critica come può sembrare. Cioè, sì, è una situazione critica, però. Wow, ragazzi, è una situazione parecchio critica. Allora, siamo a 43.000 uomini. 8.000 di cavalleria contro 44 e 40 e 4.600. Quindi più o meno siamo là. Quindi, allora, quello che voglio fare è questo. Andiamo a togliere tutti i forti della zona che non ci servono. Quindi queste qua. Poi, diamo l'ordine alla gente di unirsi. Diamo la possibilità alla legione di entrare nel massimo della loro forza. E detto questo, andiamo a vedere un po' se possiamo fare qualcos'altro. Non penso nient'altro. Quindi approfittiamone per metterci in una zona. Loro dove vanno? Qua. Ah,
Ah, tra l'altro mi sono reso conto ora che Karaman e Kandar si sono espanse. Va bene. Va bene. Andiamo. Ah no, scusate però, non andiamo a velocità 5 perché sennò questa è la volta buona che ci appiattiscono male. C'è la possibilità di avere punti mana diplomatici attraverso gli estate, scusate. Allora, questo ci dà dei ducati. Questo ci riduce la cosa, ok. Quindi no, principalmente. Quindi no. E la nuova tecnologia di diploma militare ce l'abbiamo tra un bel po'. Va bene. Allora, giochiamocela così. Avanziamo nei territori quel poco necessario per iniziare a prendere un po' di war score. Bene, la Valacchia sta arrivando. E dopodiché, se vediamo che stanno arrivando il grosso dei nemici. Ottimo. Ci andiamo ad asserragliare. Mamma mia, guardate quanta flotta hanno. Guardate quanta flotta hanno. Allora, diamo un attimo l'obiettivo qua alla Valacchia. Così per farle giusto capire che non dovrebbe andare troppo in culonia, brava. Ottimo. Allora, la cosa problematica è che noi dobbiamo andare a guadagnare principalmente war score dalle battaglie, perché è una guerra di coalizione questa, ragazzi. Quindi questa la si porta a casa, la si vince solo con le battaglie. Il lato positivo è che abbiamo un generale a 2 stelle e siamo al meno 2, tra l'altro perché meno 6 è perché dobbiamo fare battaglie, ma non vede eserciti nemici. Ok, allora andiamo in questo caso. Questo è un forte di livello 3, questo è un forte di livello 2. Andiamo qua. Stanno arrivando anche gli austriaci, molto bene. Ok, mi spaventa abbastanza che non sto vedendo nessuno, ragazzi. Cioè, per caso sti stronzi mi vogliono fare un'inculata con la vaselina portando gli uomini con le navi? Non lo so. Non so bene. Non so bene cosa aspettarmi a riguardo. Allora, iniziamo a fare un Bispa Network su Karaman. Iniziamo a togliere le relazioni con la Valacchia. Iniziamo a fare un Bispa Network su Kandar. Ok. E teniamo l'altro diplomatico per le relazioni. Ho messo la cosa qui. E perfetto. No, sbagliato. Ah, l'Austria sta facendo tutto da sola. Ok, allora diamogli l'opzione anche qua, alla Bulgaria. Vediamo se la Bulgaria ci dà una mano. Dubito perché è molto sleale. Allora, abbiamo dei dissidenti. Siamo stati contattati da un gruppo di dissidenti ottomani che reclamano di avere una rete di supporto pronta a forzare il re, il sultanato ottomano per adottare un corso pro-bizantino se possiamo fornirgli un po' di denaro. Ok, 13 ducati. Oppure 10 di prestigio? Ma ragazzi, tanto per essere merda nella merda, tanto vale, no? Cioè, voglio dire, abbiamo la possibilità di avere dei nobili ottomani che vanno ad appoggiare la rete di Bisanzio. Mi sembra una cosa sufficientemente interessante, direi. Andiamo anche qua a mettere le tasse di guerra. Ottimo. Teniamola. Cos'ha? Perfetto, ok.
E intanto vediamo come va la situazione. Come vi dicevo, ragazzi, il fatto che non vedo nessun avversario mi spaventa non poco. Mi spaventa davvero non poco. Abbiamo la possibilità di una nuova missione, conquista nuovi stati. Mentre noi ci espandiamo, dobbiamo assicurarci di integrare le nuove terre che conquistiamo. Ok, allora, state maintenance, harsh treatment cost, meno 33%. Direi che è una cosa ottima, andiamo subito a prenderla. Andiamo subito a prenderla, perfetto. E attenzione, abbiamo un looming disaster, ragazzi. Looming disaster di una civil war a causa della... Un ruler deve avere un diplomatic skill più alto... Uno. Ok. Ah, sul serio? Grazie, però mi piacerebbe avere un figlio. Guarda, appena figlio, piuttosto facciamo passare la corona. Facciamo passare la corona. Però è fattibile, ragazzi. La guerra civile è fattibile. La possiamo risolvere. Ok, meno 21, meno 71. Dove cavolo sono tutti, ragazzi? Dove cavolo? Guarda, 60.000. Stanno facendo reclutamenti intensivi, sti fetenti. Fermi, ho visto. Harsh treatment. Perfetto. Ok, ragazzi. L'agenda per la dieta. Allora, abbiamo delle altre zone e scelte da fare. Cefalonia, l'opinione di Aragona deve essere almeno al 100, oppure base production. Allora, interessante, mi piacerebbe questa perché sinceramente mi dà meno problemi in fase di guerra. Quindi la cosa mi piace parecchio. Andiamo a migliorare le relazioni con Aragona. Più che altro perché ci toglie pensieri nel fatto del conflitto. Non abbiamo modo di pensare ad altre cose. Vedo che la Bulgaria continua a non venire, quindi diamo l'ordine all'Austria di mettersi qua e anche qua all'Austria. Perfetto, così almeno non si dirotta dal punto di vista degli assedi. Perfetto, sta già dirottando i 16.000 della Kaiserliche Armee. E la Habsburgische Armee, mentre in questo caso abbiamo la Cook Armee che rimane qua. Benissimo. Oddio, ragazzi, non voglio parlare a voce alta, ma sembra che questa nostra guerra di coalizione stia andando lentamente bene. Pacifica quasi, potremmo dire. Forse possiamo anche andare a velocità 4. Intanto tengo il dito pronto sulla barra spaziatrice nel caso in cui debba vedere qualcuno arrivare all'orizzonte. Perché non si sa mai. 28%, ok. Fermi tutti, abbiamo un sacco di 90% da utilizzare per il nostro harsh treatment. E in effetti la missione è stata davvero utilissima a questo punto, prenderla. Dai, 35, dai che manca poco, forza, riusciamo a far cadere questo forte e poi Karaman. Ok, fermi. Karaman è in mano nostra. Allora, adesso andiamo a dividere le truppe, metà vanno qua e metà vanno qua. Perfetto. Siamo già a meno 3, ottimo. Andiamo qua. Ottimo. Andiamo qua a prendere anche questa provincia, dopodiché andiamo e ci dirigiamo entrambi su
sul forte della capitale. Allora, oh, abbiamo una figlia. Ok. Abbiamo una figlia che ci fa perdere ulteriore legittimacy. Madonna, ragazzi, ma questo povero sovrano. Questo povero sovrano. Abbiamo una figlia. Ok. Una nobile del Von Habsburg con un claim average. National arrest o chance of new heir meno 100%. Va bene, allora, le persone gioiscono quando sentono la notizia di una nuova principessa che è finalmente nata. Celebrano per giorni e notti la notizia, ma tu non hai ancora dato nome alla tua giovane figlia come nuova erede. Va bene, prendiamo questa benedetta nostra Zoe, che è uno 012, però noi a questo punto vuol dire che possiamo. Non possiamo abdicare se siamo in guerra. Cazzo. Cazzo, non possiamo abdicare se siamo in guerra. Volevo dare il governo alla Basilessa. Peccato. Peccato. Però abbiamo il prossimo tratto di personalità che arriverà a breve. In compenso, non vorrei farvi notare quanto siamo di legittimacy, ragazzi. Cioè, la situazione critica nella quale versa la legittimazione del nostro Basileo è davvero critica, ragazzi, se non orrenda. Allora, è stretto, è rigido, ok, disciplina più 5. Va bene. Ok. Va bene, ok. Quanto siamo? Meno 1%. Oh, finalmente eccola qua, Caraman. Continuiamo però a prendere qua i forti. Sperando che non siano così imbecilli. Uè, ragazzi, Burgundy è diventata rivoluzionaria. Cosa? No. Che è successa? Non è possibile che sia rivoluzionaria. Ha preso dei bonus, ma. È diventata una great power. Burgundy è diventata una great power, ragazzi. E i Mamelucchi sono pure una great power. Eccoli qua. E in effetti, ecco anche perché la cosa un po' mi spaventa di questa lotta, di questa guerra di coalizione. Però, vabbè. Ok, 6%, lentamente stiamo portando a casa brevi e piccoli risultati. Karaman ha già un war enthusiasm basso. Non credo di avere la possibilità di andare a. Bene, Karaman si sta già scontrando contro i ribelli ed è stata sconfitta dai ribelli. Benissimo. Benissimo. Ok. Ok, allora. Visto che abbiamo eserciti qua austriaci. Puntiamo a una velocità 5, passaggio di Cesare. Allora, con la sfortunata morte del nostro coimperatore, è diventato momento di eleggere un nuovo coimperatore nell'impero. Credo che questo coimperatore intenda forse il reggente. Credo intenda un reggente. Deve essere un gran servizio, deve essere di ottimo servizio allo Stato, sia per background che come caratteristiche proprie, però dobbiamo sceglierlo attraverso un determinato formazione di cultura. Allora, se un senatore ci permette di avere monthly administrative power. Un uomo santo o un capitano? Allora, ragazzi, vi dirò, noi abbiamo un looming disaster. Mi sembra tutto sommato sensato che ci sia un diplomatico. In questo modo si spera di riuscire almeno
a ovviare alla questione. No, questo la permette di diseredare, ok. Però purtroppo dobbiamo chiudere la guerra prima di poter, come dicevo prima, fare quello. La nostra guerra civile quando è che scoppia? Tra 6 anni? Oddio, speriamo di riuscire a vincerla questa coalizione. Dai, appena abbiamo finalmente la conquista di questo. Ah, mi sono distratto un secondo. Vabbè, teniamo il forte là. Andiamo qua, prendiamo velocemente giusto questa forte di Karaman, poi andiamo a Bulgaria. Oh! Ok, abbiamo trovato dei punti in comune con la Bulgaria, dato che entrambi siamo di fede ortodossa. Interessante. In compenso però sempre un desire, liberty desire pari al più 100%. Però comunque diciamo che non ci vuole necessariamente più così tanto male. Ah, bastardi. Sono sbarcati i mamelucchi. Lo sapevo che arrivavano. Lo sapevo che mi facevano l'attacco alle spalle. Prima o poi l'avrebbero fatto. Lo sapevo. E lo sentivo. Ok, Karaman l'abbiamo preso. Ora, andiamo qua. Poi, andiamo qua. E vediamo un pochino. Castiglia ci chiede il diritto di passaggio. Wow, ma assolutamente. Sei in guerra contro i Mamelucchi? Ma assolutamente. E andiamo anche a togliere le relazioni, cioè, Vidspa Network contro di loro e vediamo se accetterebbero. Una pace bianca. No, ma di poco, ragazzi. No, ma di poco. Molto positivo. Andiamo subito a massacrare i mamelucchi dove possibile. Quindi andiamo prima qua e poi ritorniamo a Gallipoli. Ok. Benissimo, abbiamo guadagnato la nuova dieta. E abbiamo la possibilità di avere una nuova riforma. Ok. Allora, prima andiamo a vedere con chi possiamo andare a fare ulteriori Build Spy Network. Con lui magari mi piacerebbe, però ne ha pochi di territori. Quindi andiamo a farlo con questo maledetto Ak Koyunlu. Faccio sempre difficoltà a pronunciare. Benissimo, ok. Questi non abbiamo modo di andare ancora a prenderli e vediamo un pochino con il nuovo riforma del nostro governo che cosa possiamo andare a prendere. Tier 3. Capacità di governo esattamente che cos'è che ci dà? Scusate un attimo, ragazzi. Guardo un attimo. Ah, ok, no, vabbè, comunque parla riguardo ai territori conquistati, quindi non ha al momento senso. Va bene, allora abbiamo la possibilità di ammodernare un pochino la nostra burocrazia. Possiamo scegliere tra diverse opzioni. Burocrazia centralizzata. Una burocrazia centralizzata fa parte dalla capitale e principalmente la maggior parte delle decisioni provengono appunto da essa. Abbiamo una burocrazia decentralizzata che permette di lasciare le decisioni più a un ambito locale. Abbiamo una burocrazia teocratica, quindi uti viene utilizzato principalmente la rete di collegamento delle diverse chiese e del clero, dei vescovi e anche dei preti, per cercare di gestire l'aspetto amministrativo delle nostre persone. Lasciando ovviamente alla fede il controllo di un aspetto un po' più politico del nostro Stato. Infine, un codice giustinianeo, che è principalmente un codice di leggi, che riprende il vecchio codice giustinianeo, che riguarda un massiccio, rework, non mi viene il termine.
riorganizzazione delle leggi romane in un sistema invece più moderno e universale dell'impero bizantino, attraverso dei principi basilari come l'idea di giurisprudenza, l'interpretazione della legge e soprattutto anche con dei principi che si verificheranno anche più avanti nel tempo con le altre nazioni. Infine abbiamo il governo dei magnati, quindi principalmente vengono divisi come si dice, le diverse regioni all'interno dei legati di nomine imperiale che vanno a controllare i territori. Dunque, per quanto riguarda la decisione che potrebbe prendere il nostro Alexios II von Habsburg, vi direi, ragazzi, che potrebbe essere un'ottima scelta quella del codice Giustinianeo. Altro al fatto che ci dà legittimacy, cosa che abbiamo tremendamente bisogno, ma soprattutto continua sempre il costante discorso che vi dicevo, che va a cercare di solleticare l'attenzione, il benessere, l'interesse della popolazione verso l'antico passato dell'impero bizantino, quindi il codice Giustinianeo. In questo caso abbiamo lo sviluppo della giurisprudenza nazionale, che ci dà 10% in meno del costo delle idee, 20% in meno del costo della tecnologia amministrativa, degli admin, scusa, della tecnologia, e soprattutto abbiamo early legitimacy più 0,25%. Molto bene. Benissimo. Ok. Andiamo, come vi dicevo, a massacrare velocemente dove possibile i nostri. Oh, finalmente tecnologia di livello 4 amministrativa. Bene, possiamo costruire le chiese. Molto, molto bene. Andiamo a fare subito il mazzo a questi maledetti. Ehi, che ho visto, dove vai? Ad Arta? Ok, perfetto. Adesso questi li portiamo a Gallipoli, che Gallipoli è posseduta da Kandar. Ok. E andiamo. Un'altra rivolta che mi sono distratto, non ho visto. Mamma mia, ragazzi, troppa roba, davvero troppa roba da fare. Lasciamo Gallipoli qua. Anzi, sapete che vi dico? Facciamo così. Togliamo le friendly unit. E andiamo noi qua. E qua diamo la possibilità alla Valacchia a liberarcela. Ok. In questo modo, perfetto, lo sta già facendo lei, ottimo. Bellissimo. Ok. Kazan è in guerra con Genova e Lucca. Kazan, va bene, accettiamo perché si è in guerra contro Genova, forse per prendere la Crimea genovese. Quindi non mi dispiace. Ok, adesso andiamo di nuovo a dare la possibilità alle truppe di unirsi. Ok, adesso col 31% riusciamo a chiudere questa pace? Questa guerra? Sì. Ok. Mi piacerebbe avere magari War Reparation? Neanche. Però di poco. Più poco. Transfer Trade Power? No. Sei defeat. E non abbiamo molto, ragazzi. Non abbiamo molto.
Non abbiamo molto. Possiamo forse prendere un po' di soldi, ma non so neanche bene quanto. Prendiamo 20, ma tanto è poco nulla. Cioè, a questo punto, ragazzi, è più che altro per togliermi dall'impiccio. Più che altro è proprio togliermi dall'impiccio che per altro. Ok, andiamo a chiudere la nostra guerra di coalizione. E la guerra punitiva si chiude tutto sommato con una grossa perdita da parte dell'impero bizantino. Una, possiamo dire, quasi una vittoria di Pirro. Però tutto sommato è positiva perché siamo riusciti a garantire la sopravvivenza delle nostre conquiste. Andiamo a togliere di nuovo il mantenimento dei forti, andiamo a togliere le war taxes, ma soprattutto adesso quello che vorrei fare. Non possiamo farlo perché deve avere almeno 25 anni. Ok. Benissimo, quindi ci dovremo mantenere la guerra civile per forza. Ok, allora, ragazzi, a questo punto vi direi che possiamo andare prima a provocare la rivolta di questi ribelli. Andare qua ad ammazzarli, così da ridurre per bene una volta per tutte loro, ok. Poi loro andiamo a provocare anche questi qua, mentre questi li spostiamo qua. Ok, perfetto, ce li hanno fatti fuori loro. Magico. E a questo punto vediamo un pochino loro. Andiamo anche qua e andiamo a far fuori anche loro. Dopodiché li riportiamo qua a Coceli. Ok, ragazzi, direi che a questo punto abbiamo ampiamente risolto il grosso delle nostre problematiche. Tranne per il fatto che abbiamo quasi finito il nostro manpower. Poveri i nostri soldatini, ma adesso allora una nuova casa, un nobile e allora abbiamo una nuova casata nobile che cresce e abbiamo la possibilità di farla entrare nel servizio militare oppure dobbiamo incrementare la loro lealtà. Beh, sinceramente la realtà è già buona. Prendiamo il manpower che ci serve. Come vi dicevo, ragazzi, interrompiamo un attimo perché direi che è giunto il momento di salutarci. I nostri confini non sono cresciuti, però tutto sommato vedo che la nostra Bisanzio è sopravvissuta alla guerra contro la sua supremazia, potremmo quasi dire. Inoltre vedo che i nostri ottomani hanno riconquistato dai Knight queste strisce di terra. Quindi, molto interessante, credo che la prossima guerra verrà fatta contro gli ottomani. Inoltre, ragazzi, vi ricordo di darmi dei consigli per i prossimi episodi, soprattutto come posso fare per muovermi al meglio con tutta la questione che abbiamo in corso d'opera. Soprattutto, ragazzi, voglio andare a rifare di nuovo benissimo le relazioni con l'Austria, ma vorrei anche capire da voi come posso risolvere la questione della guerra civile. Perché, come state vedendo, io ho questa benedetta guerra civile che scoppierà il 76. Devo avere un ruler con almeno un punto di skill diplomatica, cosa che lui non ha. Lo posso aumentare? Non credo. Non posso neanche far passare lei come basilessa, perché purtroppo ha solo 2 anni e la guerra civile scoppierebbe prima. Mi piacerebbe far salire al potere la nostra Basilessa, ma non so come farlo, cioè penso che debba morire il sovrano, no? Forse, non lo so.
Quindi datemi un po' dei consigli a riguardo. In compenso abbiamo da ripagare due grossi debiti, quindi ci vorrà anche qua un po' di lavoro e un po' da tirarci su le maniche. Il lato positivo è che quando avremo ripagato i debiti, tutto sommato non dobbiamo pensarli in maniera troppo negativa, perché se adesso noi guardiamo qua, stiamo per avere la tecnologia militare di livello 6, ma soprattutto adesso possiamo anche costruire finalmente le chiese, quindi abbiamo un incremento delle nostre entrate future. C'è la possibilità di prendere una nuova dieta, ma questa la vedremo direttamente nel nostro prossimo episodio. Anche perché fare un altro si nuovo Sizeland potrebbero andare arrabbiarsi se scendono sotto il 30? Ok, direi che non è il caso. Ok, perfetto. Andiamo a far crescere ulteriormente la nostra terra controllata dal sovrano e ragazzi, dalla nostra Bisanzio sopravvissuta dalla sfida contro i Mamelucchi e la coalizione araba. È tutto, ci vediamo ogni settimana con i nostri due episodi di Europa Universalis 4, con la serie storico-narrativa con Bisanzio, Crusader Kings 2, il regno di Romagna e XCOM 2, War of the Chosen. Un saluto a tutti ragazzi e a presto. Ciao!